Tom, Tom, Tom. Eccoci qua, Tesfanone trasmette dal boschetto, che oggi è anche un po' più freschetto, ma col caldo si sta da papi. E allora facciamo un altro bel video. Di che cosa parliamo oggi? Come al solito, qualcuno mi chiede metal detector più avanzati, più potenti, con un buon prezzo, per fare un po' più o meno tutti i tipi di ricerca. E intanto ne approfitto per salutare tutti quanti i followers che si iscrivono in ogni mese, in tantissimi, anche 6 o 7 questo mese, qui al sito metaldetector24.com. oltre che trovare i migliori metal detector, trovate i video test, video manuali, come funzionano tutti quanti. Io che li distribuisco da 30 anni circa, penso di sapervi consigliare bene anche come tecnica e assistenza. E allora, e dice, come dicono più o meno tutti, consigliami il miglior metal detector per l'estate 2024, adesso che siamo arrivati in agosto, buone ferie, hai capito? Buone ferie, che io devo andare in ferie anche io, questo qua va in ferie, l'altro va in ferie, magari me lo prendo. Così mi passo un po' il tempo a trovare le monetine in spiaggia, a trovare le monetine nel bosco, a trovare le monetine in un campo, prima che lo arano, perché dopo quando si ara ci sono i codoli, come fai? Ti scapuzzi, ti gambarelli, sbatti per terra e sbatti il naso, hai capito? E allora fa, i migliori metal detector, quelli praticamente fa, cosa mi consigli? Io dico, quanto vuoi spendere? Dice, voglio spendere poco, ma pensa a te, tutti vogliono spendere poco, però volete un metal detector buono. E allora, i migliori metal detector dell'estate 2024 quali sono? Lo sapete già più o meno, da vedere come si vedono i video, da vedere come si vedono nei social network, quello che compra uno, quello che compra l'altro, quello che compra il suo amico. E allora, quali sono? Io ve lo dico subito. Così quando mi chiamate sapete già quello che vi rispondo, hai capito? E partiamo, che diciamo è il reoncino dei metal detector degli ultimi 4 anni, da quando è entrato nel mercato. Io sono stato, penso di essere stato il primo a fare il primo video di prestazioni e di manuale d'uso, già 4 anni fa, e si parla del Simplex Nocta, che ad allora era Macro Simplex, Macro Nocta Simplex, adesso è Nocta Simplex. Allora era il Simplex Plus, ora è il Simplex Light, BT e Ultra, ma io vedo che più di tutti il Simplex Light, perché più o meno come prestazioni sono similari, però avendo la bobina più piccola e più leggero, maneggevole anche per i ragazzi, potenza è quasi sempre quella, non c'è tanta differenza. Con la bobina più piccola è anche più sensibile e più veloce di ricerca, ed è sempre subacqueo a 5 metri, puoi andare in mare, nel fiume, in battigia, in spiaggia, nel bosco, nel campo, nel parco, dove vuoi, basta che non siano posti vietati. Attenzione, andate a vedere prima dove mettete il naso, perché se andate nelle posti privati dovete chiedere al padrone, se andate senza chiedere il padrone dice cosa fa, cosa fa dei buchi, chiama la polizia, arrivano i carabinieri, dopo se vedono che avete qualche moneta vecchia vi fanno anche il controllo in casa. E allora capito, bisogna sempre chiedere al padrone. Se invece andate a cercare nelle terre demaniali dello Stato, del demanio, sapete che anche quello non è casa vostra, ma quello che c'è sottoterra è tutto dello Stato, tanto che vi permettono, che ci permettono di fare la ricerca come divertimento, come passatempo, tanto meglio, ci ringrazio. Però sapete che tutto quello che è sottoterra sarebbe dello Stato, specialmente se trovate degli oggetti, che ora, oggetti o monete vecchie che hanno più di 50 anni, possono essere già considerate archeologiche e di valore archeologico. Sapete già che non si può andare nei posti archeologici, ma se per caso trovate una moneta vecchia medievale che ha più di 50 anni, emorara, emonorara, ma che ha più di 50 anni e che ha del valore archeologico, va consegnata al volo ai carabinieri, al museo, alla sovrintendenza. Questo è importantissimo, poi dopo durante il video vi dirò l'altra cosa da fare attenzione. E allora, il primo è il Simplex Light. Mi chiamate, vi dico il prezzo buono e io ve lo spedisco.
Che spettacolo, che spettacolo. Poi dopo, quello dopo, andiamo col prezzo. Andiamo su col prezzo. Poi dopo cosa c'è? Dopo c'è un bel strumento, già professionale. Non sembra, ma è già professionale, perché rileva le sue belle monete a 35-37 cm, una bella bobina da 11x13 di settima generazione, ha addirittura l'asta già in carbonio telescopica, un bel pacco pile che dà una potenza dalla madosca alla centrale, che la centrale trasforma in corrente campo magnetico di ricerca, e viene 240 euro, viene 240 euro, e addirittura ha varie frequenze selezionabili e più che altro anche il display grafico, che quando l'hai imparato bene, ci hai fatto confidenza, sei in grado ancora prima di scavare di capire cosa c'è sotto. E parliamo del Golden Mask GM1, uno strumento quasi indistruttibile, c'è sempre il quasi che frega. Comunque, come quanti che ne c'è, ce ne chiedete, come prezzo, come potenza, qualità, tutto, Golden Mask GM1, display grafico molto potente, bobina grande, veloce, varie frequenze, doppio volume, regolazione delle soglie, eccetera, specialmente il display grafico, l'asta in carbonio già professionale, 240 euro, molto potente, ce ne chiedete tanti. Poi dopo, se lo volete, me lo dite che ve lo spedisco. Poi dopo proseguiamo avanti coi carri, vai, proseguiamo con gli altri metal detector più richiesti dell'estate 2024, perché volete andare in vacanza, volete andare in ferie e col metal detectorino vi divertite, hai capito? Poi dopo vi dirò un altro bel metal detectorino per le ferie, adesso dopo ve lo dico. Dopo cosa abbiamo? Abbiamo il Minelab Xterra Pro. Anche l'Xterra Pro, cosa è uscito? Circa 2 anni fa, come è uscito, ha già fatto un gran furore. Prezzo buono, subacqueo a 5 metri, molto potente, leggero, maneggevole, ottima marca Minelab, che sapete già che ha un software, che è un speciale, specialmente stabile in battigia, stabile nei terreni mineralizzati, si comporta bene dappertutto. E anche questo, un gran metal detector, bilanciato, leggero, robusto, affidabile, garantito 3 anni, cos'è che mi sono dimenticato di dire, subacqueo a 5 metri. Minelab Xterra Pro, mi chiamate, trovate ovviamente tutti i video manuali, video test dal vero, fatti al banco così non vi sbagliate. Metaldetector24.com, qui ci sono tutti questi video, tutte le informazioni, Minelab Xterra Pro. E allora, questi tre modelli che ho detto, pur essendo tra i basici di queste marche, ci sono tanti che dicono, ah, oh, beh, sono quelli basici, sono degli entry level. Non sono degli entry level. Simple Light Nocta, Minelab Xterra Pro, Golden Mask GM1. Saranno quelli basi del marchio, ma non sono degli entry level. Io li considero già professionali, perché metal detector che ti rilevano test in aria, monete dai 36, 37, quasi 40 centimetri, sono già metal detector professionali, te lo dice Stefanone. E se guardate queste prestazioni qui, da quelle che costano il triplo, quant'è la differenza? 2 centimetri? 3 centimetri dir molto? Stefanone si sbaglia di poco. Proseguiamo con gli altri ancora, più gettonati, i migliori metal detector del 2024, estate spettacolare, che c'è un caldo che si sta benissimo, come un papa. Cosa abbiamo? Abbiamo Golden Mask GM7, perché specialmente costa poco, 350 euro, ma più che altro che ha delle funzioni spettacolari, tira da bestia, monete le spiffera a oltre 40 cm, passa il muro di cemento armato di 30, armato di tondini di ferro a frequenza bassa, e le frequenze basse sono quelle che penetrano di più nel terreno, e anche nel muro di cemento armato, hai capito? Golden Mask GM7 più che altro ha tutte le funzioni del mondo, 4 tipi di ricerca, multifrequenza, 4, 14, 24, 44, ha una sensibilità della Madonna, vi ricordate un altro video che vi dissi, la sensibilità, lui è potente, è fra i più potenti al mondo, ma cosa c'è che ha? Ha una grande sensibilità,
fa un grande campo magnetico molto denso e molto veloce di ricerca. Vi ricordate l'altro video che avevo messo delle monete per terra ogni 20 cm? Brrm, brrm, come una mitraglia, brrm, brrm, le sente tutte, velocissimo. E vuol dire che rilevi anche gli oggettini piccolini, che magari gli altri fai che tirano anche più profondità, ma però che non le rilevano. GM7 li rileva, oltretutto c'è il distelegrafico, oltre che il VDI che ti aiuta a capire ancora prima di scavare cosa c'è sottoterra. Perciò non ti sbagli, non ti sbagli, oltre che c'è l'asse in carbonio, oltre che l'elettronica è garantita 5 anni, oltre che c'ha 2-3 soldi, oltre che c'ha tutte le regolazioni dei volumi, c'è il mondo, va imparato bene, è uno dei migliori metal detector del mercato. E dopo cosa c'è? Dopo il GM7 cosa abbiamo? Abbiamo il, ve lo immaginate, un altro grande metal detector, il Nocta Legend. Nocta Legend, anche qui vi faccio un prezzo buono, trovate i video test, le informazioni al sito metaldetector24.com, mi chiamate e vi faccio il prezzo buono anche del Nocta Legend. È già un paio di anni che nel mercato, è stato ancora rivisto, ammodernizzato con software ancora migliorativi, ancora potenziati, è un gran strumentone e da Stefanone fai un affarone. E infine, cosa c'è? Dei metal detector classici, poi vi dirò un altro metal detector speciale. Aspettate ad addormentarvi oppure ad andare via dal video. E infine cosa c'è? C'è il nuovo, nuovissimo, entrato nel mercato neanche un mese o due fa. Cosa c'è? Il nuovo Minelab Elite Xterra Elite. Questo è il fratello superiore dell'Xterra Pro, è il fratello un pelino inferiore dell'Equinox, della serie Equinox. Il bello è che ha la frequenza simultanea tutta insieme delle varie frequenze, che le puoi mettere o normali, monofrequenza oppure simultanea tutte insieme, come del resto anche il Nocta Legend ha multifrequenza simultanea, tutti e due subacquei a 5 metri, Nocta Legend e il nuovo Minelab Xterra Elite. Cosa c'è? Che essendo più potente, addirittura che è già molto potente, essendo più potente dell'Xterra Pro, hai capito? Lo imposti già a un metal detector di alta gamma. È per questo che sono i metal detector più richiesti dell'estate 2024. Poi dopo, ragazzi, come vi ho detto da metà video, che vi dico un altro bel metal detectorino che qui non ce l'ho, andate in ferie, andate, non so, via, in aereo, che avete poco posto da portare un metal detector grandone. Hai capito? E allora cosa si fa? Ho un bel metal detectorino così lungo, circa così lungo, che si chiama il Peking 7E50. La gallina canta, è molto comodo perché peserà 0,2 kg, 2 etti, e poi addirittura col padellino così, col manichetto così lungo, lo metti quasi in tasca, lo metti nella valigetta, nello zainetto, nella borsetta, nel pacchetto, lo metti dove vuoi. Non sentirà una moneta a una grande potenza perché c'è una bobinetta piccola, però quegli 8 cm, 9 cm ti diverti se vuoi andare nelle scogliere, se vuoi andare un po' in spiaggia, in battigia, fare snorkel, c'è un metal detectorino, ti diverti, non sai cosa fare, non hai già fatto l'escursione, vuoi trovare qualche moneta del posto? Con questo Peking 7,50 te lo do a 99 euro, prezzo speciale, tac tac tac, ti diverti, te lo puoi portare in ferie, quasi tascabile, lo metti nello zainetto, nel tascapane, e vai tranquillo che al sito metaldetector24.com trovi tutti i migliori metal detector, più che altro a prezzi buoni. Ciao.